Ciao, provo a fare il video dei top make-up del 2015. Ovviamente non è facile per un'appassionata un video come questo, soprattutto che racchiuda soltanto pochi prodotti, perché altrimenti sarebbe il seguito di Ben-Hur. Non, vi anticipo subito che non riuscirò a farvi vedere soltanto un prodotto per tipo, ma insomma. Sono preparata un po' di cose e vedremo che cosa riuscirò a fare. Allora, come base viso, i prodotti che mi sono piaciuti di più in assoluto quest'anno sono entrambi ad inci nero, come dico io. Uno è il fondotinta Active Light di Pupa, l'altro è il New Dare di Dior. Quindi, due fondotinta diversi fra loro. Il Nude Air è molto 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 liquido, mentre quello di Pupa è un po' più consistente, ma comunque sempre molto leggero. Questo infatti è talmente liquido che ha un contagocce per essere prelevato, mentre questo qui ha una pompetta erogatrice. Che dire, mi sono piaciuti veramente tanto. Sono due fondotinta che ho scoperto quest'anno. Peraltro, per quanto mi riguarda, il 2015 è stato anche un po' l'anno di Pupa, con tutte le sue promozioni di prodotti prova a 5 o 10 euro rispetto al costo finale, insomma, al costo intero. Intero. E comunque questi sono stati i due fondotinta che mi sono piaciuti di più. Questo è molto poco coprente. Questo ha una coprenza, diciamo, media. Entrambi mi piacciono come risultato sul viso. Assolutamente molto belli e per quanto mi riguarda anche molto performanti. Un altro prodotto che mi è piaciuto, ma ad inci verde, in realtà, che qui non ho più perché l'ho terminato, è la BB cream della Yun, che mi era stata regalata e con la quale effettivamente mi sono trovata molto bene, ma che qui non ho perché ho terminato. Come matite sopracciglia, sicuramente è stato l'anno, come prodotti per sopracciglia, sicuramente è stato l'anno delle matite, in particolare di questa di color caramella e di questa di Nabla. Quella di Nabla è un arrivo più recente, però sono comunque due matite molto piacevoli da utilizzare, molto confortevoli e anche secondo me molto semplici. Quella di Nabla ha in più a suo favore il fatto di avere una mina molto molto piccola che permette quindi di fare così, non so, di disegnare le sopracciglia con maggiore precisione, ma alle volte il parlato semplice è quello che riesce meglio. Come mascara, sempre, adesso non ce l'ho, ma sempre, sempre, sempre comunque le Volume di Chanel è il mio mascara preferito in assoluto e di sempre, ma anche il Baby Doll di Saint Laurent. Io attualmente di Baby Doll ne ho uno blu, che però ho terminato, e questo qui marrone. Mi piace sempre moltissimo, ha lo scovolino in silicone, a me piacciono molto quelli in silicone, questo è sottile quindi mi piace ancora di più, mi fa delle ciglia molto molto belle, volumizzate, insomma si vede che si è applicato il mascara, ecco. Allora, come matite occhi, su tutti sempre e comunque come si chiamano? Sì, le long lasting di Chanel. Io ne ho diverse, sono anche quelle che mi capita di terminare molto più di altre. Sono le classiche con la mina retrattile. Questa, vabbè, è uno dei tanti colori che ho, però veramente per me sono le matite di sempre, perché le metto nella rima inferiore dell'occhio. Queste non vanno bene sopra perché sono dure da usare come eyeliner.
però le metto lì, non si muovono, non si sciolgono, mi durano tutto il giorno e sono per me sempre una conferma. Come polveri per il viso, come cipria, prima fra tutte, unica e inimitabile, la Diffused Light di Hourglass. Io ho anche la Ethereal Light. Quando ho provato questa cipria sono rimasta veramente molto molto colpita, l'ho usata tantissimo per tantissimo, è quella che ho usato maggiormente durante tutto l'anno e guardo fuori perché c'è un'ambulanza, ma vabbè. E comunque secondo me fra tutte è la cipria numero uno in assoluto. Come illuminante mi sono fissata, ve l'ho fatto vedere 100.000 volte, con il Camellia de Plums di Chanel, ve l'ho fatto vedere tantissime volte, portate pazienza, ve lo faccio rivedere anche adesso, e questo con la foglia argentata, meraviglioso, non mi soffermo più di tanto, ma è quello che ho utilizzato di più. Sempre rimanendo in ambito polveri, fra blush, altri illuminanti, terre per contouring, eccetera, sicuramente ha vinto Mulac. Il 2015 per me è stato l'anno di Mulac, soprattutto e in assoluto, veramente in assoluto. Allora, la palette di blush è recente, ma io di blush di Mulac ne avevo già due, di cui uno presente anche in questa palette. Sono dei blush veramente meravigliosi. Adesso che ho anche la palette non posso che confermare quello che io avevo, è questo qui che è Winnie, ecco, così forse si vedono meglio i colori. Sono le polveri di Mulac, che l'ho detto 100.000 volte, sono delle polveri stupende, meravigliose. Questi blush, anche se sono molto 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 accesi come colori, sono anche molto modulabili e quindi non c'è assolutamente il problema di fare chiazza. Ovviamente bisogna avere un po' di accortezza, però insomma con un minimo di attenzione non c'è pericolo di diventare Heidi. Ma prima ancora della palette di blush, l'altra palette, scusate se è messa così, ma ho tolto la griglia che odiavo. Questa è la palette che mi fa schifo, l'ho già detto in un altro video, e che sostituirò con un'altra come quella al prossimo ordine che farò da Mulac. Queste polveri sono meravigliose e sto parlando di quelle grandi e non di quelle piccole, perché gli ombretti comunque continuano a non convincermi. Sono setosissime, si lavorano molto 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 bene, capite perché la odio? Cioè si staccano i pezzi. Sono assolutamente facili da lavorare, facili da gestire, facili da stratificare qualora si volessero stratificare. Sono veramente una meraviglia, quindi su tutte le polveri del 2015 per blush, terra e illuminanti sicuramente ha vinto Mulac. Però un altro blush che ho usato tanto e che mi piace sempre ancora tanto è questo qui dell'Alluring Aquatic, questo colore, ve lo faccio vedere così, è il Seduced at Sea, l'ho usato tante volte. E l'ho usato e continuo ad usarlo veramente con piacere. È uno di quei blush per me inaspettati che mi è stato regalato e non mi aspettavo veramente mi sarebbe piaciuto così tanto. Poi passiamo agli occhi. Sicuramente il 2015 è stato l'anno del Cream Eyeshadow Vamp del 401, che ci ha fatto impazzire tutte quante quando è uscito. È un ombretto che io ho usato tantissimo, sia come base, sia come base per applicarci degli ombretti sopra, sia come ombretto per conto suo e basta sulla palpebra mobile. Setosissimo, molto facile da lavorare, con un pennello da sfumatura è veramente la morte sua. È un ombretto che mi è piaciuto tanto, tanto, tanto e che ho usato tanto. Sempre rimanendo sulle palpebre. Qui vi devo far vedere più palette. Sicuramente ho usato molto la Natural Eyes di Too Faced, ve l'ho fatta vedere in diversi video. È una palette troppo carina, veramente troppo carina, che io ho usato tantissime volte e tutte le volte mi è sempre piaciuta. Queste palette di Too Faced sono
solo dei gioiellini, secondo me, tra la confezione di latta, che è veramente, se vi piace la latta, carinissima, e voi sapete che a me la latta piace. Sono anche molto piccole, come potete vedere, quindi sono anche comode da portarsi via se si fa un weekend fuori, se si fa un viaggio comunque. E comunque, tanto per dire un comunque, ma diciamo un comunque di più, sono veramente pigmentate, scriventi e durano tutto il giorno. A me piace veramente tanto, ve la faccio rivedere perché è bellissima. Ne ho almeno altre due che vorrei della Too Faced, però ho veramente tantissimi ombretti, quindi alle volte cerco di trattenermi, salvo poi avere dei raptus incontrollati e incontrollabili, e vabbè, io sono anche questa. Un'altra palette che ho usato tanto è la Naked, è la Naked Basics 2, questa con i colori più freddi. Mi piace tanto, come potete vedere l'ho usata di meno, ma comunque l'ho usata. È anche vero che non è che veramente alcuni sono scavati, non è che uno prelevi proprio con la cazzuola degli ombretti. Questa è un'altra palette molto, molto valida, Unico Neo, è veramente tanto tanto polverosa e quindi bisogna avere un po' di pazienza. Ma come non mostrarvi una palette di Dior e una di Chanel fra tutte? Di Dior la 796, questa qui con questi colori nude, anche questa l'ho usata, mi è piaciuta tantissimo, ha dei colori che magari visti così non dicono, cioè non sembrano chissà che cosa, ma poi sugli occhi diventano qualcosa di spettacolare. 796 è bellissima, veramente una palette bellissima, peraltro contrariamente a molte altre di Dior molto molto scrivente. Stessa cosa la 202 di Chanel Tissé Camelia, questa qui. Anche questa l'ho usata tanto e mi piace, mi continua a piacere veramente tanto. Scusate, ma qua ovviamente essendo polveri c'è un casino. Ecco, questi sono dei colori veramente molto belli che trovo mi stiano anche qua, poverino, ci ho passato sopra il chiaro. Vabbè. Trovo che mi stia, ecco così si vede almeno il colore vero, che mi stiano particolarmente bene. Anche questa è una palette scrivente rispetto a molte altre precedenti di Chanel. Devo dire, mi hanno dato grandi, grandi soddisfazioni. Per arrivare alle ultime due meraviglie della seconda metà dell'anno, ovvero la Naked Smoky, anche questa ve l'ho già fatta vedere più di una volta, è una palette stupenda, veramente stupenda, e che fra le altre che vi ho fatto vedere non ha niente di simile, e quindi anche se riguarda la seconda metà dell'anno ha comunque la sua dignità di essere. L'ultimissima arrivata che vi ho già fatto uscire dalle orecchie è la Tartelette di Tarte, ve la faccio vedere molto velocemente per l'ennesima volta. Scusate, però se bisogna fare un bilancio dell'anno bisogna considerare tutti i mesi da gennaio a dicembre, e quindi io ve la devo mostrare, anche perché tra l'altro io questa qui l'ho ricevuta forse a fine novembre. Forse non era ancora dicembre quando l'ho ricevuta, ma è qualcosa di meraviglioso. Come ho già detto tante volte, questa palette, la polverosità, non sa assolutamente che cosa sia. Ma veniamo alle labbra. Matite labbra, sicuramente, sempre e comunque, qualsiasi matita labbra di Chanel, questa è l'iconica Rouge Noir, qualsiasi matita labbra di Paola P, questa è la 16. Quella color prugna, le matite di Paola P sono meravigliose, le matite labbra, non ho mai provato matite occhi, ma le matite labbra di Paola P sono meravigliose, durano tantissimo, si fissano, sono stupende e poi sono lunghissime, quindi il costo viene anche ammortizzato, così come qualsiasi matita di MAC della linea Pro Long Wear. Queste in assoluto sono le tre matite labbra di tre brand che io amo e che per me sono sempre, sempre, sempre delle conferme e motivo, come dire,
di tranquillità, nel senso che andare in giro con la paura che una matita si infili nelle rughette, non tenga il rossetto, insomma, io metto una di quelle e sto tranquilla per ore. Ma il 2015 è stato anche l'anno delle tinte di Lime Crime. Qui in rappresentanza di quelle che ho portato Utopia o Utopia, vedetevela voi come vi piace di più, sono delle tinte stupende. Purtroppo queste, come altri prodotti in Italia, non si trovano, bisogna acquistarle su siti inglesi o americani con ovviamente tutte le conseguenti spese di spedizione ed eventualmente dogana, ma secondo me almeno una bisogna provarla, sono meravigliose. Così come è stato l'anno dei rossetti di Paola P, questo che ho preso è Paradise, uno di quelli usciti a marzo dell'anno scorso in occasione del Cosmoprof. È un colore molto bello che tra l'altro mi sta anche molto bene con il mio colore di occhi e di capelli. Questi rossetti di Paola P sono molto confortevoli, molto morbidi, molto cremosi e anche molto performanti. Quindi fateci un pensiero ai prodotti di Paola P, perché se ne parla ancora troppo poco rispetto alla qualità che hanno. E poi ovviamente è stato l'anno dei Nabla, dei Diva Crime di Nabla. Io ne ho diversi, qui ho portato Beverly, che diciamo non è nel primo né l'ultimo, diciamo quello di uno di quelli di mezzo usciti. Questo forse è uscito quest'estate, se non erro. I Diva Crime sono dei rossetti stupendi, non seccano come gli ultra matte, si chiamano quelli di MAC, i MAC alla seconda, i MAC, vabbè, quelli super secchi della famiglia dell'All Fired Up, per intenderci. Quindi non seccano come i MAC, sono, quando li stendete, soprattutto a differenza dei MAC, sono morbidissimi, mentre quelli di MAC sono un po' duretti, sono un po' come alcuni di quelli di MULAC. Hanno dei colori troppo belli, durano tanto e niente che dire. I Diva Crime in assoluto nel 2015 sono stati per me dei rossetti top. Ma il 2015 è stato anche l'anno di tutte queste meraviglie. Abbiamo un rossetto di Lime Crime che si distingue come packaging sicuramente da tutti. I nuovi Dior Addict Shine di Dior, di cui vi ho già parlato e che mi sono piaciuti veramente tantissimo. Tutte queste meravigliose collezioni di MAC, Maleficent, Rihanna, Rocky Horror Picture Show. Oddio, questo era delle Kelly e quell'altra Yam Yam. Questo è il Kelly Yam Yam, era le Osborne, delle Osborne. La Bao Bao One? Sì, la Bao Bao One. Questa era quella spagnola, Disonesto il mondo se me lo ricordo, ma comunque bellissima anche questo. Questo e questo sono due rossetti della collezione natalizia di MAC, uno più bello dell'altro. Vi faccio vedere solo il packaging perché tanto ve li ho fatti vedere tante volte. Poi questo è la Romanesque di Chanel, uscito a febbraio del 2015, e questo è uno dei rossetti di Giorgio Armani che ho acquistato quest'anno. E quindi ragazze, il 2015 è un anno fatto veramente di tante tante cose belle, se vogliamo rimanere nell'ambito di questo mondo, del mondo del beauty, ma d'altronde siamo qui anche per questo. Io con questa inquadratura di questi rossetti bellissimi vi saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie per avermi guardata. Ciao!